the king del match. Live streaming su Twitch in compagnia di Check the Smoker. Vi danno il benvenuto a Cantera Macete. Cantera Macete su casa. Yeah. Bella raga. Bella raga, bella a tutti. Cantera Macete volume 2, episodio 2. È iniziata la saga, abbiamo gasato la prima puntata 2 settimane fa e a questo punto è il momento della puntata 2, raga. Nel frattempo vi rispiego il format, raga, perché forse è la prima volta che ci state vedendo. Non credo, perché comunque la prima puntata è stata molto seguita e molto amata dai ragazzi che ci hanno scritto e strascritto e riscritto, propsato. Qualcuno ci ha anche insultato perché abbiamo dei verdetti che non sono quelli che piacciono a loro, ma fa parte del gioco. Escono fuori così. I primi haters. Esatto, esatto. E comunque il format è questo, raga. Noi ascoltiamo pezzi, ascoltiamo canzoni, ascoltiamo barre, ascoltiamo ritornelli, sentiamo la vostra musica. Noi lo facciamo soprattutto perché ci piace sentire la musica, quindi. Esatto, raga. Quindi se da Cantera Macete uscisse qualche persona, qualche artista che avrà un futuro musicale negli anni, noi saremo orgogliosi di ciò. Esatto, vai, esatto. Comunque, cosa succederà? Non lo sappiamo ancora, o forse lo sappiamo e non vogliamo dirlo. Cosa succederà a fine di Cantera Macete? Noi non lo vogliamo dire. È l'inizio. Cantera Macete non finisce con l'ultima puntata. No. Innanzitutto perché abbiamo i finalisti. Abbiamo i finalisti, quindi dopo l'ottava puntata ci sarà la nona puntata, la finale, chiamiamola, esatto, così. Esattamente. E dalla finale diciamo che si delineerà tutto, si chiuderà il cerchio, insomma. Esatto, e troveremo il fantastico vincitore di Cantera Macete che verrà omaggiato di un pacchetto di patatine e di una felpa macete. No, non è vero. Abbiamo comunque un sacco di musica, un sacco di canzoni da ascoltare. Fatevi sentire, rega. Charlie King del Match. Jack the Smoker. Raga, là, fateci un bello spam demot per farci stabilizzare, per farci sentire a nostro agio, come l'altra volta che ci siamo sentiti benissimo. E allora c'è una domanda, Charlie, di dove sei? Di dove sei? Bolzano, credo. Bolzano, provincia di Sondrio. Esatto. Olbia, Sardegna, Yassab. Dovreste saperlo, dai ragazzi, che la storia di Macete parte nel lontano? Nel lontano 2010. Nel 2020 abbiamo fatto 10 anni di crew, lo vedete qua, raga, questo è bling, di, bling. Il bling del Macete 10, e a breve facciamo un ridrop su Wild Merch, quindi il bling ci sarà per tutti. Come allora, qua Jack chiedono se tu ne chiudi qualcuno, ha sbagliato ogni tanto. Allora raga, attenzione, cioè, visto che ci sono alcuni che non chiudono le rime, che le chiudono un po' storte, ogni tanto ci provo, non so come dire, tipo voglio vedere come funziona chiuderle, però è come se ti chiedessero di dire sì con la testa mentre dici no, capito? Mi viene difficile. Raga, quindi Jack non la chiude, manco se si mette a farla apposta, sbagliata. Per quello non sono ancora miliardario, tipo probabilmente devo chiuderle sbagliate. Diciamo che grazie a questa presentazione, raga, siamo riusciti a guadagnare qualche secondo utile per pompare il primo pezzo. Quindi, raga, se ci siete, fatevi sentire Jack the Smoker, Charlie King del Merch, Cantera Macete episodio 2. Ci siamo, cazzo, che fate favore. Allora, attenzione, quindi, mi raccomando, raga, noi vogliamo sapere da voi se vi piace il pezzo, cosa vi è piaciuto, se vi è piaciuto di più la base, il testo, le barre, la foto che ha mandato il tipo. Insomma, dovete dirci voi quello che preferite e noi un Spike, po' vi ascolteremo. Il pezzo si chiama Non lo so se. Non lo so se. In però, effetti, esatto, io ti consiglio di chiamarlo Bounce.1, 1.1, è una bomba. Allora, siete pronti per il primo pezzo, sì o no? Ci siamo? Lo mando, G? Yeah. Il primo pezzo appunto è Sciabola. Ogni partito l'ho vinta, al finale è perfetto, metto l'otto in buca. Oh! Anche stasera sono fuori, con spezza siga e spezza cuori. Bra, bra. Quindi tranquilla mamma, ho le spalle ben coperte, sai perché? Perché questo è il mio Wakanda, è il mio Wakanda. Questo è il mio Wakanda. Grazie, Matti il bag. Questo è il mio Wakanda, è il mio Wakanda. Questo è il mio Wakanda, è il mio Wakanda. Yeah, ragazzi, paura. Se vi è piaciuto Sciabola di Wakanda, andate a mettergli un bel follow su Instagram. Mi raccomando, raga, non fate cadere nel vuoto queste robe qua che sono siluri. Ve l'ho letto lì, queste canzoni che magari non avreste mai sentito, e grazie a questo spazio riuscite a sentirla anche voi. Al di là del vincere e perdere, comunque è bello che i ragazzi emergenti abbiano uno spazio dove poi possono farsi sentire. Allora, raga,
Innanzitutto una bella sirenina per Wakanda e Sciabola. Cosa ne pensiamo di questo pezzo? Per me è una mina clamorosa. È una mina clamorosa, ovviamente un po' outsider, diciamo. Sì. Abbiamo deciso tramite la nostra chat che questo pezzo ha soprattutto di bello il beat, ma direi che è tutto il sound, come dicevi tu, brother. A noi è piaciuto, raga. Speriamo sia piaciuto pure a voi. Bella per Sciabola, bella per Wakanda. Bravo, bravo. E io voglio il mio Wakanda. Esatto. Fratello. Allora, il secondo pezzo che stiamo per ascoltare oggi a Cantera Macete, e vi chiedo quindi di fare una bella spam di emoji per tutti noi, è GK, o GK, ma direi GK secondo me, con Giovane Erede. Vai. Vai raga, 1, 2, 3. È una bomba, sotto quel parlamento giuro metterò una bomba. Ehi, miei fratelli in hype come avessi una bomba. Tra le mani ho tutto quello che mi serve per capire chi sei. Cosa ti importa? So che la vita è dura ma io gioco con la sorte. Grazie Angelica. Hai due facce come una medaglia, la lancio due volte. Mi hanno chiuso tutte le porte ma GK sono la chiave. Vabbè, GK è la chiave, mi loco. Socio che stila, ma guarda davvero l'atmosfera di questo pezzo, bro. Ti è piaciuto? Mi è piaciuto di brutto, ma mi è piaciuto pure quello che ha detto, cazzo. Sì, perché sì, comunque sì, è roba fresca, però l'ha detto in maniera non scontata. Sì, 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 sì. Quello che mi sento di dire è bella, bella linea melodica, il testo molto bello. Mi manca un pezzo dove switcha un po', dove c'è un piccolo cambiamento da quel punto di vista, ecco. Ogni tanto switcha la bruca, così che se l'attenzione sta andando down la riporti a. Esatto. Allora ragazzi, adesso c'è il terzo, Casio di Afu Junior, vai bra. Uno, ah, ok, GK ci due, dice con type beat intanto. Va bene. Vai Casio. Quando mi vedi abbassa la testa e quindi giù, giù, giù. Chiude la porta, esce la pesca e quindi giù, giù. Mi dice lavora piuttosto che perdere tempo, yeah, yeah, yeah. Guardo il tempo che trascorre sul mio caso, caso, caso. Quando mi vedi abbassa la testa e quindi bella per Afu Junior, quindi abbiamo visto che sei un fischello. Tra l'altro quando hai detto qual è il tempo che trascorre sul mio ca, ho detto è il mio Casio. Comunque mega. Allora Charlie, ti voglio propsare, perché tu praticamente senti il pezzo una volta e sai già i ritornelli a memoria. Ci sono certe robe che mi rimangono in testa. Io questo pezzo lo trovo molto figo. Non è la roba più originale del pianeta, nel senso, non voglio dire che non sia, cioè è una roba un po' standard da un punto di vista dei versi, della struttura e tutto. Detto questo, è fatto molto bene. Sta roba è veramente veramente carismatica, secondo me, e vi assicuro che il ragazzo è molto piccolo. Quindi innanzitutto dategli un follow su Instagram a Afu Junior, che è veramente junior, e quindi lo propsiamo anche solo per questo, perché comunque è notevolissimo il modo in cui sta sul beat alla sua età. Sicuramente non ha 40 anni, cioè no, è un pischello, bro. Quello si vede, esatto. Voglio fare una storia. Ah, Inception, dire, tipo. Sì, ok, sì, fai la storia della storia. Quelle storie in tripose, capito? Che metto il link, no? Grande. Partecipate assolutamente al sondaggio e mi dite cosa vi è piaciuto di più. Ah, vedo, bella, bella, questa è una bella l'attitudine, cosa. L'attitudine, bro. L'attitudine, siamo completamente d'accordo. Siamo completamente d'accordo. E vi ricordiamo che questa è Cantera Macete, adesso abbiamo il quarto partecipante che è Shouri. E il pezzo si chiama Carter Junior. Forse, forse potrebbe essere il contrario, però... No, secondo me sì, secondo me sì invece. A noi è spesso la vita a presentare i conti salati, cuori saldati, sto con la femminile, brava niente, ne amari speziati, cuori spezzati, ho perso un amico, voglio il tesoro, scusa tesoro, tra poco il volo, voglio sul lobo, giallo Santoro, poi Santorini con collane d'oro, si è abbonato un caschi, ho la mano di Dio per i testi, sovrumano quanto siamo freschi, lavorando come gentonast, meno soldi di quanti dirasti, queste bitches che vogliono un test, i suoi baby shot per la testa. Ciao, andiamo un po' più mentre fumo con i fra. Ancora messo drillate, quindi non posso provare a fare il mio. Vabbè, la adattiamo a tutto. Madonna, bro, che scarpa. Che scarpa, bro, mi hai congelato. Mi hai congelato. La scarpa d'attaccante era, fratello. Esatto. Allora, raga, questa era Carter Junior con Shouri. E il ragazzo, ho letto che ha scritto che il pezzo si chiama solo Shouri. Per come l'hai scritto hai vinto, perché qualcuno avrebbe scritto S-H-O-R-T-Y, invece tu l'hai scritto Shouri. Ci piace proprio scriverlo trap, così. West Coast. Cosa ti è piaciuto di più di questo pezzo, brother? Brother Charlie. Allora, a me è piaciuto il flow, bro.
Mi è piaciuto un sacco il flow. Poi vabbè, capito, sono in giro per Milano, capito, un po' abitando a Milano, certo, mi tira fuori qualcosa. Ti però identifico. Mi è piaciuto un sacco il flow, pure la voce, bro. Sì, capito. Le melodie erano veramente belle, secondo me. Le melodie che ha fatto sono, credo, originali, nel senso, mi sembrano molto, molto fighe. Mi piaceva come saliva sulle note alte senza perderle. Comunque si sente che il tipo sa cantare. Ovviamente, cioè, non è il bouncone che ti fa ribaltare. Vabbè, però è un pezzo figo, bro. Certo, non l'abbiamo preso per quello. Dai, esatto. Bro, ti mandiamo il quinto pezzo. Lycos o Lycos? Fate che faccio gli scratch. Hip hop. Esatto. Allora, raga, il pezzo si chiama Controtendenza. E chi ce lo canta è Lycos. Spo da solo, lo faccio da solo. Si fuori dal coro, fra fregasi un cazzo di quello che fanno. Non seguo le masse, no, non seguo loro. Fra metto la sesta, faccio veggia solo il tipo chiede se la sesta. Birra che mi bevo, cose che mi chiedo al nuovo medioevo. Giuro che non ci credevo, dai, come fai? Mi davvero lo sai come funziona quei guai. Io ti spari o gli spari, fa un culo a sto mare di squali. Io ho scelto di restare lupo perché Lycos è carne, Lycos è razza. Mica il mio nome, capito, sia chiaro. Fra il marchio che porto, il marchio che vanto, restare vero sì senza l'asfalto. Yeah. Mica, raga, che cazzo di... Allora, diteci cosa ne pensate. Jack the Smoker cosa ne pensa? Beh, questo è un bel drittone, una bella roba rap, diciamo. Il beat, appunto, cioè non ti puoi sbagliare, devi entrare, cazzo, lo devi spaccare. Diciamo che, cioè, appunto, questo discorso del beat mi ha ricordato una roba molto Macette, capito? Esatto, quindi esatto, è adeguato, esatto, a cantare, sì, a Macette. Sì, sì. Eh sì, però prima non lo spammiamo, non lo spoileriamo, prima mandiamo... Un fantastico spot, lo facciamo. Dai. Oh, raga, ditemi cosa ne pensate. Vai. Sì, buongiorno. Servizio clienti Cantera Macette, mi dica. Lei vorrebbe avere informazioni riguardo Lazzaro e Mila, piano solo, spartito. Ok, aspetti che mi devo mettere gli occhiali da musica. Mi dia un secondo. Tempi tecnici. Ah, ecco qui. Quindi, lei vorrebbe sapere la differenza tra un fa diesis e un si bemolle. Ma guardi, si iscrive al conservatorio, non mi rompa le scatole. Che dire, raga? Eccoci di nuovo, raga. Cioè, ovviamente io devo sempre farmi riconoscere. È destino che non siamo più soli in questa storia, perché abbiamo la presenza di un ospite fantastico, un brother, un super rapper. Fate casino per my man Nicolino e KJ Nitro Wilson. Bro! Ma che bello! Allora, ciao! Come stai, brother? Bestiola! Allora, socio, mica. Mica, che cazzo vi abbiamo portato, raga? Ciao Nicolino. Ciao carissimo. Come stai, brother? Bene, bene. Tra l'altro questa cuffia la usi così senza attaccarla? No. Quindi preferisci che te l'attacco, tipo. Diciamo da remote sembra che vada tutto bene. Ok, sembra che ci sia audio. Allora, brother, innanzitutto, tu partecipi, vivi il mondo Twitch in qualche modo, innanzitutto? Sì, specialmente nella prima quarantena l'ho vissuto molto intensamente, anche giocando, perché comunque nessuno sapeva cosa fare, qualcosa ho trovato da fare per impiegare il tempo e mi sono divertito un botto. Mentre facevi un disco d'oro, tra l'altro, così. Abbiamo fatto anche un mini show un giorno che ci annoiavamo io e DJ MS su Twitch. Bomba. Che ha portato un botto di spettatori, oltre, vabbè, a tutte le cose fatte con Mike Tyson già, che comunque, certo, è stato pionieristico a livello di piattaforma quando è stato trasmesso su Twitch. Tu soprattutto giochi a? Io gioco soprattutto a giochi di ruolo e single player, però ultimamente mi sto specializzando a giocare a Call of Duty col mouse e la tastiera, da pro. Come i veri invasati. Non è tanto difficile emergere, raga, e stare a galla. È davvero, continuare a stare su, a essere sempre freschi, ad amare le cose nuove, ma anche con rispetto alle cose vecchie. Esatto, non è una banalità per niente, raga. Vi consiglierei di prendere nota e scrivervelo quando scrivete un pezzo, ce l'avete lì davanti.
avanti questa roba. Esatto. Cioè, questa è una maratona, raga, non sono in 100 metri. Esatto. No, la strada è lunga. Cheat. Alfred Locura e il pezzo si chiama Pugnali. Alfred Locura, sì. Figo il nome. La locura, me loco. Sta loco. Sta loco. Mi date un volume arrogante, per piacere. Da quando chiudevi cose nelle back, ma ora ti sei forse chiuso più tardi. Io non lo capirò mai, perché ci facciamo male. Parole come pugnali, senza sangue sulle mani, senza sangue sulle mani. Se sei mio fratello ti porto con me, ti guardo le spalle tu guarda la me. Da quando chiudevi cose nelle back, ma ora ti sei forse chiuso più tardi. Io non lo capirò mai, perché ci facciamo male. Parole come pugnali, senza sangue sulle mani, senza sangue sulle mani. Cazzo, quanto mi manca la seconda strofa qua. Minchia, però no, di cazzo. No, invece no, io la volevo fra. Raga, è andata così, è finito così il pezzo, però si capisce che è Alfred Locura Calabrio. Assolutamente. Alfred Locura Calabrio. E secondo me la roba gira troppo bene, il ritornello è spettacolare, cioè una melodia bellissima. Bro, la voce è voce devastante. Cioè proprio figa, bro. Sì, sì, sì. A voi cosa vi è piaciuto, raga? Dal sondaggio dicono il flow. Il flow, sì, devo confermare. Il sì. Flow e le melodie. Le robe girano molto bene. Certo. Il messaggio c'è, arriva. Assolutamente. Voglio dire una roba a Nicolino. È di Palermo, sentirei l'influenza. Esatto, si chiama Spica. E il pezzo ce l'aveva detto, ma adesso non mi ricordo più. Si chiama come il ritornello. Adesso il ritornello Bounce 1.1, dai, lo teniamo così. A volte penso che non dovrei dare il peso, pazzi per il peso, se non vieni preso, capirti è un'impresa, quindi tieni il peso, lei che scopa dice però vieni presto. Se non sai da che parte vai, parti vai, nel vento come i marinai, in mezzo a squali imparerai, a fuochi se non sali mai, ok? Per star gente sparirai, guarda il cielo sparerai, fuori il clima sembra gelido, prendo quello che mi merito, ciò che tu lo saverai. Che bello il mood, raga, cioè è bellissimo. E allora raga, bella per Palermo, bella per Spica o Spica che dissi voglia. Come tu chieres, mi loco. Esatto, esatto. Allora posso, certo, posso cominciare? Certo. Io voglio essere un po' buono, un po' cattivo. Nel senso, sono stato più stupito sinceramente dalla melodia nel ritornello che dal rap. Non da quello che dici, perché tu sei uno che sa scrivere i testi e questa cosa già la sai. Stiamo per ascoltare Quarter Milli, che è il titolo del pezzo, e l'artista è Six Sirio, che ho letto nella chat prima, ha 15 o 14 anni. È un pischellissimo. Vai, sì. E si è meritato il suo posto. Vai. Io sono sempre stato un brutto figlio di puttana, avevo tanti guai a scuola e nella mia testa, e fra io non ho mai parlato con la madama. Fratello resta zitto, meglio che abbassi la cresta. Quarter milli bolli dindi, si bolli dindi, comprare collane e orecchini per i miei amici. Si quarter milli bolli dindi, le sette dindi, comprate nove. Quarter milli, io sono sempre stato quello che ha fatto altro. Non ho mai alzato mani al cielo, credevo in alto. Frate, non ho mai letto Spevo, ma dico cazzo, ho più cultura di si scemi che non hanno perso un anno. E cazzo mamma, sono stanco. Bella sta roba. Sì, ma mi sembra che a una certa si siano mezzo scambiati. Magari sbaglio io, non lo so. Vorrei chiedere ai ragazzi. Non mi è sembrato, ma cioè, magari sì. La prima strofa vorrei sapere di chi è. Secondo me è di Six Sirio. La prima mi sa che sì, la seconda è allora, Venom, perché ha attaccato Venom. Sì, fammi dire due ma cose al prima. Al contrario, scusami, ragazzi, bro. Sono super interessato, anzi sono allora super concentrato. La musica ha bisogno di avere concentrazione. Ho sentito la fame, non so come dirti. Sì, mi è cioè, piaciuto molto. Voglio far sapere al mondo che rappo, capito? Cioè, sono proprio quelle frasi che dici da molto piccolo, quando vuoi spaccare il culo a tutti. Beh, raga, bomba. Bravissimi. No, ma bravissimi, cioè, nel senso, io a 15 anni non ero così bravo. Allora raga, andiamo con il penultimo. Il penultimo purtroppo pezzo, bro. Purtroppamente, come si suol dire, abbiamo l'ottavo, no, il nono pezzo. My Man, non è My Man, ma mi piace dirlo così. Diga con Anima. E mi ha appena perforato un timpano. Sorry ma no, tranquillo, non è colpa tua, esatto. Ora non sentirò mai più niente, raga. Cantera Macete, raga. Non avevo peso all'anima, indietro ad anni fa. Fuck grammi cash, mentre fumo grammi dash. Palazzi grigi, cuori neri, uccido le emozioni. Ero in giro certe notti solo a fare soldi. Non avevo peso all'anima, indietro ad anni fa. Fuck grammi cash, mentre fumo grammi dash. Vedevo belli fuori, come a Pamplona i tori. Non pensavo di romper cuori, di romper testa. Vedevo belli fuori, come a Pamplona i tori. Non pensavo di romper cuori, di romper teste. Yeah, bella per Diga. Yeah. Spaccato, brother, bel pezzo. Questa è la Diga Anima, un
pezzo che insomma basa un po' sul testo, forse la sua forza. E se posso fare due piccole critichine, piccole perché sono piccole ovviamente, vi ricordo che siete qua perché ci siete piaciuti. Un po' monoflow, secondo me. Raga, forza. Cioè, a me senso... piacevano le chiusure, perché bro, cioè, comunque le parole chiuse le ha dette sempre scandite bene. Sì, 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 cioè, sì, sì. E alla assolutamente. Fine, cioè, di romper teste, capito? Si sentiva, cazzo, quella voglia proprio di dirla figa. Certo, chiarissimo. Sì, poi alcune figure nel testo erano fighe, bravo. Assolutamente, no? Vabbè, cioè, nel senso... Sì, tipo calze piene come il 6 gennaio, che quando, era befana. Cioè, a esatto. Parte che quando proprio non mi sentite dire niente sul testo, vuol dire che già lo reputo figo, nel senso, se no avrei detto non mi è piaciuto molto. Esatto, esatto. Bari sulla mappa, anche grazie ad ODG, e il pezzo è ABBA o ABA. Charlie King del match, Jack the Smoker. Si sente proprio boh, sento una stragola diversa. Ma che la voglio, per la poco che mi ho dato. Che mi ho fatto, cosa ho fatto, l'arte di fare male. Ma che la voglio, non perdo il focus, neanche lo stato. Il mio frase, cosa ho fatto, l'arte di fare male. Stile 1997, ma tu flusso nella guarigione senza fede. Io l'ho persa come uomo, Jack 1900. Guidami se non ci credo, buttami la mano e metto. Pam! Bro, che dire, un mod tutto suo, bro. Una delle cose più originali di questa puntata, secondo me. Io ho trovato il mio preferito. Lui, bro? Sì, penso proprio di sì. Beh, comunque tutti gli altri sono bravissimi, Il discorso è che lui, almeno adesso come adesso, per ora a me mi sembra quello più adatto a uscire in questo momento. Sarà una scelta molto difficile, bro. Esatto, sarà veramente difficile. Io ne ho uno, due, tre. Ma il mio voto influisce in qualche modo? Sì, bro. Beh, certo, brother. Ti ascolteremo. Cioè, lo decidiamo noi tre assieme. Dai, io. Esatto, esatto. Allora, raga, credo che a questo punto sia arrivato il momento anche per voi di esprimervi. Quindi, raga, lanciamo il sondaggio. Moderatori, amici, aiutateci a lanciare questo sondaggio. Chi è stato il migliore di questa puntata? Per la chat di Twitch. Per la chat di Twitch. E poi un italiano, io vorrei consigliare il pezzo nuovo che è uscito, il nuovo pezzo di Zuno, un nostro fratellino che stava con noi in 333 Mob. Vabbè, mettiamo quello allora, bro. Mettiamo quello. Che bro, lui, raga, è davvero, cazzo... È cresciuto molto. È cresciuto, ma poi una persona che rispetto... Okay. È davvero forte. Ok, allora nel frattempo facciamo uno switch di camera. Ho visto piangere tutti, ho visto morire dentro te che mi stavi vicino. Mi gridavi, sei nessuno, non farai niente di buono. Ma mi chiami, cerchi nel fumo. Guarda che ho fatto da solo. Mi hai detto cosa pensavi, mi hai detto non sto ascoltando proiettili. Mi trapassano dentro e fanno pratica in pratica. Fanno male, ma il male che ho avuto dentro sta dentro. Bella raga, allora questa è Cantera Macete, voi lo ben sapete. Non volevo fare questa rima orribile. Vabbè dai, ne fate tante belle. Esatto, dai, concedetemi una rima whack. E nel frattempo, raga, vi facciamo ascoltare un altro pezzo, stavolta americano, consigliato da Nicolino, che viene preso così in contropiede, ma tanto sappiamo che tu hai cose da... Biagio Antonacci, che bomba! No. E vi stupirò, perché ultimamente ascolto un sacco di ragazze. Sì? Sì. Bomba. Dai, c'è stile, E fra tre minuti il vincitore di Cantera Macete, forse. Turns out, I'm never in a drought. And from what these niggas say, I look better in person. I'm already getting used to the lurking. Man, these bitches can't stop, they the regular version. Whips German, coins I earned them. Bitches baby daddies. Raga, siamo arrivati al momento più difficile. Ed è stato davvero difficile. Madonna, sì. Che difficoltà. Aspetta che metto una schermata decente. Ok. Almeno diamo un senso al tutto. Ok, benissimo raga, siamo tornati in una schermata non da Inception, perché il momento è serio. Vogliamo dire il vincitore? Chi lo vuole annunciare? Lo annuncia il nostro ospite? E noi poi motiviamo, non ti diamo questa responsabilità. Allora, Freddo, beh, dico che il vincitore è Spica. Balla per Spica, bro. Balla Spica. Cioè, vi ripompiamo Spica.
Bella per te, bro, e bella per tutti quelli che hanno partecipato. Adesso ci metteremo e selezioneremo quelli per la prossima puntata e oltre. Daremo tante belle notizie riguardo a Cantera Macete. Allora raga, appunto, non finisce qua, fra due settimane ci rivediamo su Cantera Macete. Ringraziamo tantissimo il brother Nico Nitro, scusami, che ti chiamo, dentro, se l'hai fatto dentro, bene. Scusami. Nicolino, grazie per essere stato con grazie noi. Grazie a voi. Grazie Charlie. Grazie a tutti ragazzi, bella, ci sentiamo prestissimo. Bella raga. Compagnia di Check the Smoker.